Sto provando a fare l'anteprima del video, ma quanto sono stata brava. Ho preso un esponente per storia del cinema, uno per storia della musica e uno per il teatro. Abbiamo un libro, ma io do tutti questi esami. Un libro per ogni percorso di studi, arte, musica, spettacolo, cinema. Vai col video. Ciao, io mi chiamo Simona e sono una studentessa del terzo anno del DAMS. Oggi sono qui per risolvere tutti i dubbi relativi alla facoltà universitaria che io frequento. Dunque, il mio telefono sarà il mio gobbo, visto che risponderò alle domande che mi avete lasciato su Instagram. Coordinamento artistico, la promozione dei social è andata bene? Perfetto, datemi il chat. Partiamo da che cosa vuol dire DAMS, vuol dire disciplina delle arti, musica e spettacolo. È una facoltà universitaria, dunque al fine del percorso universitario si raggiunge una laurea ed è una laurea triennale più specialistica, magistrale di 2 anni, ma la laurea del DAMS è una laurea triennale. E nella mia facoltà, che è nell'Università del Salento, quindi io frequento il DAMS, l'unico DAMS della regione Puglia, fa parte del Dipartimento di Beni Culturali. Vi lascio tra l'altro qui sopra una routine a tema università ed è la routine del mattino che io ho fatto. Nel senso, penso possa essere una routine carina da legare a questo video sulle domande. Ma in questo video rispondiamo, partiamo con: che cosa non è il DAMS? Il DAMS non è un'accademia, non è un conservatorio, dunque si studia non il livello pratico delle discipline dell'arte, musica e spettacolo, o almeno non in maniera così preponderante rispetto alla parte storica, sociologica e vera e proprio teorica, direi, delle varie discipline artistiche e dell'influenza delle varie discipline artistiche nel corso della storia, l'evoluzione che hanno avuto e bla bla bla. Dunque, qual è la differenza tra scienze della comunicazione e beni culturali? Molto spesso fanno parte dello stesso dipartimento, ma sebbene abbiano materie affine, alcune delle materie sono caratterizzanti e di indirizzo, quindi al DAMS ci sarà cinema, teatro, musica, ma anche materie affini agli altri due percorsi, quindi lingue, letteratura, storia contemporanea, sociologia, sono tutte materie che molto spesso io ho frequentato anche con i ragazzi degli altri due corsi, perché uniscono i corsi e li separano per le materie di indirizzo e caratterizzanti. Mi è arrivato un messaggio, mettiamo il muto. Ad esempio, iconografia è una materia che si frequenta in diversi corsi, ma quella che si frequenta al DAMS ha un focus su una delle discipline. Io, ad esempio, ho frequentato iconografia musicale. Io ho scelto il DAMS rispetto a scienze della comunicazione o beni culturali perché quando avevo deciso che avrei voluto intraprendere un percorso di studi in ambito comunicazione e arte, ho preferito il DAMS, uno perché era un corso di laurea nuovo, quindi sapevo che avrebbe avuto più opportunità anche banalmente a livello di fondi, perché quando apri un corso di laurea in una nuova città vengono stanziati dei fondi appositi che poi vengono spesi per varie attività ed effettivamente è stato così, perché ero attratta da un tipo di comunicazione più nuovo e un focus più sull'arte, sulle varie forme artistiche, come un flusso continuo tra teatro, musica, cinema. Sapevo che non sarebbe stato un percorso accademico, nel senso non mi sarei formata come artista, ma avevo l'impressione e l'intuito, la preveggenza del fatto che studiare da un punto di vista più storico, sociologico, queste materie, l'arte in genere, mi avrebbe in qualche modo aiutato anche nel mio processo creativo ed effettivamente è stato così. Anche il mio rapporto stesso con YouTube è cambiato da quando frequento il DAMS. Non perché mi abbia, no, cioè non voglio dire che devi fare il DAMS per fare video su YouTube, ma mi ha dato uno sguardo diverso anche al rapporto con l'audiovisivo, alla comunicazione nei social o alla scelta e al taglio da voler dare, che voglio dare al montaggio, alla creazione dei contenuti. Ecco, mi ha aiutato nel processo creativo. Però sia ben chiaro, non forma artisti, cioè tu non vai al DAMS per diventare cantante. Se vuoi diventare cantante, vai al conservatorio, a una scuola di musica, a un'accademia. Idem per le altre discipline. Se vuoi diventare attrice, vai in un'accademia. Se vuoi studiare teatro dal punto di vista pratico, sì, ci sono laboratori al DAMS, ma il taglio di un'università ovviamente è un taglio teorico. Poi ci sono laboratori, ma sono secondari rispetto alla teoria. Vi leggo i corsi che ho seguito io intanto nella mia triennale. Storia contemporanea, storia delle tradizioni popolari, inglese,
letteratura italiana. Vi sto dicendo i corsi a scelta che ho fatto io, poi c'erano altri corsi che ho magari ho frequentato ma di cui non ho dato l'esame perché appunto era un corso a scelta rispetto a un altro. Quindi letteratura teatrale italiana, no, io ho fatto letteratura italiana contemporanea, storia del teatro, etnomusicologia, storia della filosofia dell'arte, informatica, poi al primo anno ho seguito un laboratorio di critica musicale, secondo anno letteratura inglese, sociologia della comunicazione, semiotica, storia della musica, storia del jazz e della popular music, iconografia musicale, francese, storia del cinema e laboratori. Io non vi dico quanti laboratori ho seguito perché ho cercato di frequentare quante più attività possibili, quindi ho fatto laboratorio di sound design, di videoclip, di teatro danza, ho fatto un seminario di programmazione cinematografica, di scrittura creativa di parole e musica, di filmmaking, di cinema documentario, li ho frequentati tutti. E adesso sto frequentando storia dell'arte contemporanea, sociologia generale, storia sociale dell'arte, non la frequenterò nell'altro semestre, promozione e informazione teatrale, storia delle tecniche artistiche. Fine. I laboratori dunque ci sono laboratori pratici. Il più pratico che io abbia mai frequentato forse è stato quello di cinema documentario, filmmaking, anche quello di regia, è stato molto pratico. Che altro? Parole, scrittura creativa di parole e musica, è stato particolarmente interessante. Vabbè, i laboratori sono stati una fetta fondamentale del mio secondo anno principalmente. Bisogna scegliere al DAMS uno dei percorsi e seguire tutto il filone di esami, quindi teatro, musica o cinema? Sì e no. So che ci sono in Italia vari DAMS in cui quando intraprendi un percorso, un determinato indirizzo, poi devi frequentare e sostenere tutti gli esami di quel filone. Nella mia università non è così, quindi io diciamo che i due ambiti che ho approfondito maggiormente sono quello della musica e quello dell'audiovisivo, un po' meno il teatro per mio interesse personale, tuttavia sto cercando di comunque, a prescindere dagli esami, frequentare più o meno tutti i corsi, ma semplicemente perché io sono curiosa come poche cose al mondo e quindi più riesco ad ascoltare, a frequentare, a sapere, più sono soddisfatta e mi sento felice e gioisco. Poi umanamente possibile non è, ma anche a livello di CF1 non è possibile frequentare, cioè sostenere tutti gli esami, però io ci tengo a assorbire il quanto più possibile dal mio percorso universitario. Sbocchi lavorativi. Una delle domande che più mi è stata fatta in assoluto, allora io ve li leggo perché è una questione un po' non si capisce bene, quindi ve li leggo e facciamo prima. Figura professionale numero 1, consulente alla fornitura di contenuti per l'industria culturale, quindi nell'industria culturale, editoriale, audiovisivo, multimediale, ricerche su beni culturali, consulente di banche dati online, programmazione teatrale musicale nell'ideazione e realizzazione di rassegne teatrali, cinematografiche e musicali, curare pagine redazionali specializzate, elaborare testi e materiali per siti web di teatri, cinema, musica, bla bla bla. Figura professionale numero 2, progettista, organizzatore e operatore di eventi culturali, progetta e organizza attività culturali, quindi festival, mostre, ma anche come prodotti, pubblicazioni, siti web, campagne informative, cura gli aspetti logistici, quindi allestitivi, organizzativi di comunicazione dell'evento, cura gli aspetti coreografici e visivi, potenzia la filiera artistico-culturale anche in contesti internazionali. Insomma, tutte queste informazioni sono cose che basta scrivere su Google e le trovate. Anche perché gli sbocchi professionali, soprattutto al giorno d'oggi, per chi mi ha chiesto, è vero che DAMS sforna disoccupati? Io penso che ognuno debba in qualche modo caratterizzare il proprio percorso di formazione, sia all'interno della triennale e poi eventualmente con una specialistica e soprattutto con le reti e i rapporti che crea durante il percorso universitario e anche i lavori e le esperienze che si fanno contemporaneamente, parallelamente alla propria formazione. Quindi alla fine della triennale ognuno avrà un proprio percorso. La cosa bella è che raramente chi esce dalla triennale DAMS ha lo stesso percorso formativo del proprio collega, perché ognuno caratterizza nel corso di studi le proprie competenze. Dunque chi esce dal DAMS in qualche modo ha una formazione trasversale nei vari ambiti dell'arte. Poi sta alla persona, anche in base ai propri interessi personali, capire qual è l'ambito in cui ci si sente più competenti, perché è ovvio che ognuno, anche banalmente con la scelta degli esami,
esami del proprio percorso di studi ha approfondito e ha competenze diverse. Forna disoccupati? Beh, siamo in Italia e in questi tempi non ho mai sentito che appena finita la triennale il lavoro cala dal cielo tipo grazia divina. In qualche modo, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le maniche e farci valere, perché non sono tempi facili. Ma questo è un discorso più ampio, non sono tempi facili in genere per chi finisce un percorso universitario e vuole trovare il lavoro nel proprio ambito, che ovviamente è la cosa desiderata da tutti, ambita da tutti, ma sappiamo che non sono tempi facili, ma in genere per qualunque facoltà triennale, ma anche magistrale. Quindi, a parità di disoccupazione, perché fare un percorso di studi che non ci piace? Cioè, se già dobbiamo essere disoccupati, quantomeno studiamo per una cosa che ci piace. Anche perché io magari sarò una romantica da questo punto di vista, ma sono profondamente convinta, e anche per la mia esperienza personale, che quando studi e fai qualcosa che ti piace, in qualche modo la tua strada te la crei, e le reti che tu crei saranno utili anche al trovare lavoro. Banalmente per me YouTube o qualche altra esperienza lavorativa che ho fatto nell'ambito, ma non cadiamo nel tranello del non faccio un percorso universitario perché non mi darà mai lavoro. Abbiate fede, fate le cose con passione e in qualche modo troverete la vostra strada. Dunque, cosa consiglia una matricola? Cosa consiglia una matricola? All'inizio tutto vi sembrerà sconnesso e scollegato, ma a un certo punto del vostro percorso di formazione, soprattutto se frequentate più corsi possibili, vi renderete conto quanto le varie discipline artistiche sono un continuo fluire tra l'una e l'altra, come una ha influenzato l'altra nel corso della storia e come ad oggi si relazionano in modo divergente, convergente. E la parte più bella del DAMS, soprattutto quando cerchi di frequentare appunto i vari corsi e inizi a guardarli nell'ottica di una connessione tra le varie discipline artistiche. Dunque, uno, frequentate tutto ciò che potete frequentare, cercate di incastrarvi tra le varie materie e i vari laboratori. Due, date gli esami, dateli in tempo. Io mi sono fatta un c***o così, ma ho fatto di tutto per dare tutti gli esami dei tempi stabiliti, perché per quanto le esperienze parallele al percorso di laurea siano fondamentali, arretrarvi col percorso di studi non vi aiuterà in alcun modo. Questo non vuol dire che dovete avere una fretta inutile, però nemmeno accumularvi storia dell'arte, storia contemporanea, e etnomusicologia e storia del cinema, perché poi cioè, io mi dispiace per voi se vi trovate a dover sostenere tutti questi mattoni in una sola sessione. 3. Sfruttate tutte le opportunità che vi vengono date e fornite dall'università nel corso della triennale. Io ho partecipato a giurie, festival, rassegne, tutto quello che ho potuto fare ho cercato di farlo, perché più fate esperienza, più fate rete, conoscete persone e create connessioni. Il DAMS è una delle facoltà universitarie dove i rapporti con l'esterno creati durante il percorso di studi più vi saranno utili nella... è difficile questa frase. Più vi potranno essere utili per creare rete e mantenere rapporti una volta finito il vostro percorso di studi. L'ho detta bene? Avete capito? Spero di sì. Penso di aver detto tutto. Bene, io spero in qualche modo di esservi stata utile e di ispirazione, che voi abbiate in programma di iscrivervi al DAMS o che siate delle matricole o che siete già nel corso del vostro studio o che cavolo ne so, cioè in genere che siete universitari, a me parlare con altri universitari sarà per l'empatia, sarà che ci capiamo a vicenda, ma per me è sempre utile, quindi vi auguro il meglio per il vostro percorso di studi. Questo spero sia uno dei video a tema DAMS, nel senso, questo è il mio terzo anno, quest'anno mi devo laureare, però insomma magari farò altri video sulla mia esperienza universitaria più in genere, nel generale, più generale. Vi voglio bene, io vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nome Maybe Simona. Vi mando un bacio, vi ringrazio se vi siete iscritti al canale. Promuovermi non ce la faccio, tagliate, non ce la faccio a fare questa parte, non è il mio ruolo. Preferisco mettere una registrazione standard tipo quella alla fine delle pubblicità su un farmaco. Leggere attentamente il foglio illustrativo.